Dunque, l'Agenzia Italiana della Farmaco, l'AIFA, ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale e naturalmente anche nella nostra regione. Noi con l'inviata, la collega Anna Di Giorgio, siamo andati al Paladin Martin di Montesilvano, dove stavano proseguendo le vaccinazioni proprio con AstraZeneca. AstraZeneca, vaccinazioni che sono state momentaneamente interrotte, ma per tutti i particolari la linea ad Anna Di Giorgio, che poi ci dirà anche tutti i dati del bollettino aggiornato dalla Regione Abruzzo per quanto riguarda il Covid nella nostra regione. Anna, buonasera. Sì, Antonella, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo in questo momento con la telecamera di Andrea Berardinelli e con il mio ospite che presento subito, Paolo Cilli, vice sindaco del comune di Montesilvano. Siamo a Montesilvano, alle nostre spalle il Paladin Martin che fino praticamente al primo pomeriggio di oggi ha ospitato la campagna vaccinale con vaccino AstraZeneca che però è stato sospeso in via precauzionale e temporanea. In tutta Italia in attesa dei pronunciamenti dell'Agenzia Europea del Farmaco. Tutto questo alla luce appunto dei fatti di cronaca che abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi. La decisione è stata presa anche a seguito di quelle che sono state le decisioni prese da altri paesi e la notizia è stata data appunto nel primo pomeriggio di oggi. Si è appreso appunto di questo vertice, di questo confronto che c'è stato con il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, che a sua volta aveva ascoltato nel primo pomeriggio i suoi omologhi europei. Allora, quindi sospensione temporanea e precauzionale del vaccino anti-Covid AstraZeneca. Vi ricordiamo che qui al Paladin Martin si stava procedendo in maniera anche spedita con un fitto calendario di appuntamenti per la somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutto il personale scolastico della provincia di Pescara e anche alle forze dell'ordine. Allora, arrivano comunque anche delle rassicurazioni in merito a chi il vaccino già lo ha fatto e a tal proposito comunque vorremmo anche chiedere proprio al vice sindaco Paolo Cilli qual è stata la situazione oggi nel momento in cui a partire dalle 4 ci avete detto avete sospeso questa campagna vaccinale in via precauzionale così come stabilito appunto anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco che dovrà effettuare in qualche modo delle verifiche ulteriori per cercare di capire se è possibile riprendere questa stessa campagna vaccinale con AstraZeneca. Ma intanto, vice sindaco, oggi che cosa è successo a Montesilvano quando avete appreso questa notizia? Beh, praticamente i dottori hanno immediatamente bloccato la inoculazione dei vaccini e da quel momento diciamo che si è scatenato un po' il panico, perché le persone che c'erano sono state prese da sconforto, soprattutto quelle che erano in sala in attesa di far passare i 15 minuti per vedere se ci sono delle reazioni immediate. Le persone, ecco, sono state prese dallo sconforto perché comunque avevano paura, ecco, questo è il problema grande. Io spero che tutto questo finisca in una bolla di sapone perché ecco, abbiamo fatto tanti vaccini in questi giorni, avremmo chiuso le scuole domani pomeriggio con circa 5.700 vaccini iniettati. Quanti sono stati quelli che oggi sono stati vaccinati in questa prima ora di appuntamenti che comunque avete smaltito? Oggi abbiamo vaccinato circa 127 persone, se non erro, su 350 che erano prenotati. Questo era il primo pomeriggio dove avevano ridotto la capacità, diciamo, di vaccinazione, perché sono stati fatti i vaccini anche questa mattina. Non vi nego, ecco, che ci sono tante persone che adesso chiamano, cercano, chiedono informazioni, tanti sono venuti fino a qualche minuto fa per sapere cosa devono fare, abbiamo fatto il vaccino, abbiamo la seconda dose da fare. È chiaro che tutti siamo ansiosi di conoscere cosa ci dirà l'EMA e poi di conseguenza l'AIFA. È una situazione sicuramente che non fa stare tranquilli tutti. Io spero che questa situazione sia chiarita il prima possibile, veramente per quei poveri cittadini che
sono passati da una fase di gioia per aver potuto fare il vaccino a una fase di oggi preoccupazione. Ricordiamo sempre che si tratta di scelte comunque precauzionali e anche temporanee, sì. Perché vi riporto proprio il virgolettato, la dichiarazione del ministro Speranza: le scelte compiute e condivise oggi dai principali paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di EMA. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia Europea del Farmaco possa chiarire definitivamente la questione. Questo è quello che afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. Quindi nei prossimi giorni, insomma nelle prossime ore, cercheremo anche di avere ulteriori informazioni, però per ora insomma questo è quello che è accaduto qui a Montesilvano immediatamente dopo la notizia di questo ritiro precauzionale dei vaccini. Vaccini però che continueranno ad andare avanti, perché mercoledì ci dicevate che la campagna vaccinale proseguirà sugli over 80 con Pfizer. Sì, andremo avanti con Pfizer, appunto in attesa che ci sia un chiarimento sui vaccini di AstraZeneca. Io una sola preoccupazione è che in questi giorni, purtroppo dopo il primo blocco dei vaccini che c'era stato per l'otto, che era stato anche iniettato qui a Montesilvano, già tante persone si erano tirate indietro, quindi speriamo che questo non contribuisca in maniera ulteriormente negativa al proseguo del piano vaccinale del governo. Qualche ultimo dato, insomma, sempre per quel che concerne il vaccino AstraZeneca: su 2.196.000 dosi di vaccino consegnate in Italia ne sono state somministrate 1.093.800, in base ai dati pubblicati appunto dal governo. Il 49,8% dunque di quelle delle dosi arrivate nel nostro paese sono state già somministrate. Le prime dosi del siero dell'azienda anglo-svedese sono state somministrate in Italia l'11 febbraio, quel giorno furono fatte 2.919 inoculazioni, mentre il picco al momento è stato raggiunto venerdì scorso con 64.684 dosi somministrate. Questo insomma un po' il punto della situazione, che continuerà ovviamente via via, è una situazione in divenire, ovviamente vi terremo aggiornati su quello che accadrà. Ma Antonella, per chiudere questo breve collegamento, vorremmo anche dare uno sguardo a quello che è il bollettino sanitario di questa giornata, lunedì 15 marzo 2021. Allora vi dico che oggi nel bollettino sanitario diffuso dall'assessorato regionale alla sanità si contano 329 nuovi casi di Covid-19 di età compresa tra 3 mesi e 100 anni su 7.922 tamponi effettuati, di cui 3.511 molecolari e 4.411 rapidi. Tutto questo riporta una percentuale di positivi pari al 4,1%. Le persone che sono positive e che hanno un'età inferiore ai 19 anni sono 74, la provincia che ha fatto registrare più contagi è quella di Chieti, più 105, seguita da Pescara con 90, Teramo più 72 e poi la provincia dell'Aquila con un più 54. Nel bilancio dei deceduti si devono registrare altri 10 decessi, 5 di questi però fanno riferimento ai giorni scorsi, sono state però comunicate soltanto in questo odierno bollettino dalle ASL. Il totale dei deceduti con questi 10 nuovi decessi si attesta a un totale di 1.911 e le persone che sono purtroppo decedute oggi hanno un'età compresa tra 62 e 94 anni. Tra i dimessi e guariti ci sono più 352. Gli attualmente positivi sono in Abruzzo 12.806 e il dato flat di 34 unità in questo caso. Le persone ospedalizzate sono in tutto 685, il dato di oggi è un più 12 ospedalizzati, in terapia intensiva invece i posti occupati sono 87, con una diminuzione di 6 unità. E infine in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono 12.034 persone, il dato in questo caso fa registrare un meno 40. Questo è tutto, la specifica ovviamente dei singoli dati provincia per provincia nel bollettino sanitario sarà contenuta ovviamente nella consueta notizia che ritroverete alla sezione approfondimenti del nostro sito internet www.rete8.it. E per questo collegamento è tutto, Antonella. Io Andrea Berardinelli e il vice sindaco di Montesilvano, che ringrazio, Paolo Cilli, ti restituiamo la linea se non hai domande da studio.